un'altra occasione per dire grazie al volontariato di questa città, per dire grazie a quanti si impegnano e hanno a cura i bambini, i ragazzi, le ragazze, al capo come in ogni altra parte della città, perché il capo è Palermo, Palermo è il capo, ed è la ragione per la quale essere qui è un modo per esprimere apprezzamento, ma anche per fare un appello, come ho fatto un appello al cuore dei palermitani, di venire incontro alle esigenze di questo centro attraverso la fornitura anche di un frigorifero che abbiamo trovato, una cucina che abbiamo trovato, l'abbiamo trovata non per strada ma perché l'appello del sindaco è stato raccolto, e al tempo stesso per invitare coloro che vivono in questo spazio un'esperienza così importante di accreditarsi al comune per consentire al comune di intervenire in maniera ufficiale attraverso le risorse finanziarie e le leggi previste. Io credo che sia e possa essere questo un esempio importante di come un'associazione di volontariato puro diventa anche al tempo stesso di volontariato ma anche di intervento dell'amministrazione comunale. E mi aspetto che mantenga le promesse, che tutto proceda per come si è stato detto, cioè che ci aiuteranno a sistemare il giardino e ci daranno il comodato d'uso per ora, magari temporaneo, e poi magari si fa il rinnovo, e che poi ci dia un aiuto per mantenere veramente ed effettivamente l'opera. Un contributo economico, perché siamo già arrivati a 2.300 euro e non si può più mantenere l'opera con queste cifre. A giugno avevo deciso di chiudere. Se veramente si mantengono le opere, quello che mi hanno promesso, possiamo tirare avanti. Noi tutti i pomeriggi accogliamo qua i bambini, sono 80-90 bambini che tutti i pomeriggi togliamo alla strada, che gli diamo un'istruzione, vengono a fare dopo scuola, vengono a fare laboratorio, calcetto, ci sono tante attività. È un peccato chiudere, perché chiudere significa lasciare per strada tutti questi bambini, che sono il futuro della nostra città. Questo posso dire.